vita avrei pensato di arrivare a 50 anni per finire da imputato in un'aula di tribunale, tra l'altro con un'accusa anche abbastanza impegnativa, non è abuso d'ufficio, sequestro di persona aggravato a danni di minore e rifiuto d'atti d'ufficio, appena previsto dal codice penale, lo sanno gli avvocati, 15 anni. Chiaro che io penso di aver ragione, perché mi pagavate voi lo stipendio per difendere la sicurezza del mio paese, non per giocare a burraco. E quindi difendere la sicurezza vuol dire contrastare la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, lo spaccio di droga e i trafficanti di esseri umani. Certo, non mi aspettavo delle medaglie, però manco di rischiare la galera. E poi quando ci ripenso, ieri sono stato lì 6 ore, e c'era questa nave spagnola, ma è uno dei 1000 esempi, nave spagnola, che a inizio di agosto raccoglie immigrati in acque libiche, però non va né in Libia né in Tunisia. Poi sta in giro una decina di giorni per il Mediterraneo. 10 giorni, giusto perché ci teneva la salute dei poveri migranti salvati, uno sta a zonzo 10 giorni. Poi arriva in acque maltesi e ne raccoglie un po' in acque maltesi. Malta gli dice: guarda, quelli che racconti in acque maltesi, una 40, falli scendere a Malta, li ospito io. No, me li tengo su. Quindi non vado in Libia, non vado in Tunisia, non vado a Malta, voglio andare in Italia. E sono una nave spagnola. Ah, il ministro italiano cosa fa? Chiama la Spagna. Ragazzi, c'è una nave spagnola che ha raccolto immigrati in mezzo Mediterraneo, la bandiera è spagnola, quindi è casa vostra. La Spagna cosa fa? Dice sì. Dice sì, va bene, mandateli da noi, ci offro il porto di Algeciras. Il comandante spagnolo della nave spagnola dice no, è scomodo, questo porto non mi piace. La Spagna propone un altro porto. Il comandante spagnolo dice no, non mi piace neanche quest'altro porto. La Spagna dice vi mando una nave spagnola da voi e li vengo a prendere da voi e li porto in Spagna. Il comandante spagnolo dice di no e arriva a Lampedusa. Risultato? A processo non c'è il comandante spagnolo, ma c'è il ministro italiano. Sono orgoglioso di essere in quell'aula di tribunale anche a nome vostro.